Compagni e compagni, è stato detto che questo è un posto simbolico. Per me lo è, magari ancora di più che per qualcun altro. Io in questo ambito ho vissuto 3 scioperi, 2 tra virgolette ufficiali, uno un pochino clandestino che non è uscito sulla stampa. Comunque nella prima occasione abbiamo ottenuto il prepensionamento per l'edilizia a 60 anni. Nella seconda occasione abbiamo confermato il contratto collettivo di lavoro che era a rischio e l'altro, quello un po' più clandestino, ha permesso di garantire ai lavoratori che venivano dall'Austria e dalla Germania gli stessi diritti dei lavoratori residenti. Questi scioperi in questo cantiere sono stati condotti tutti quasi unicamente da lavoratori esteri. Quindi vuol dire che chi dice che sono i frontalieri, quelli che ci fanno male, che sono i lavoratori che vengono da qui o da là che ci fanno male, stanno anche raccontando delle balle. Perché se abbiamo ottenuto qualcosa in questo paese, ma già dalla storia e dall'inizio del socialismo in questo paese, è perché c'erano i lavoratori esteri, c'erano dei lavoratori svizzeri che avevano fatto delle esperienze all'estero che ci hanno permesso di emanciparci e di fare dei passi in avanti. Adesso però siamo in un mondo alla rovescia, l'avete sentito l'altro ieri, ci chiedono di lavorare gratis, di fare un cambio euro-franco per i frontalieri, di diminuire il salario, tutto questo un padronato che sta facendo girare il mondo all'incontrario, o tenta di farlo girare all'incontrario. Io credo che non possiamo far finta che queste cose non succedano. Dobbiamo batterci, dobbiamo dirlo forte. Dobbiamo soprattutto far capire ai ticinesi perché siamo a questo punto. Il problema centrale è la questione della ridistribuzione della ricchezza. In un paese come la Svizzera, che è il più ricco del mondo, la ridistribuzione avviene al contrario. Faccio un esempio banale che da pochi è conosciuto, ma che secondo me è centrale rispetto a tutto quello che sta avvenendo. Le ex regie federali, che ora sono state aziendalizzate. Fin quando erano regie federali c'era una regola non scritta ma comunque rispettata in cui i direttori non dovevano guadagnare più del consigliere federale. Andate a vedere cosa guadagna adesso il direttore delle ferrovie o il direttore di Swisscom o il direttore della posta. Guadagnano 4-5 volte quel che guadagna un consigliere federale. Queste sono le privatizzazioni, questi sono gli effetti della privatizzazione e di una ridistribuzione completamente sbagliata. Ma se queste cose non le diciamo chiaro e tondo ai ticinesi, i ticinesi non possono saperle e non possono capire chi li tira in inganno, chi li mette nella condizione di rivoltarsi contro i frontalieri o contro gli stranieri e non contro chi è la vera causa di questa situazione. Dal 1998 al 2008 i salari dei più ricchi sono aumentati del 28%, quelli medi e bassi dal 2 al 4% con un aumento del prodotto interno brutto del 9%. Cosa vuol dire? Semplicemente che ci fanno lavorare di più per un costo inferiore e chi si mette in saccoccia quello che viene guadagnato sono solo i salari alti o coloro che sono i manager. Nel 1997 le persone con salari sopra 1 milione erano 510, ora sono più di 3.000. Quelle sopra il 500.000 erano 2.879, ora sono 13.000. E si parla dei salari, i bonus sono ancora a parte. Cosa si è fatto per i lavoratori, per l'occupazione? Molto poco. In una notte il Consiglio federale ha deciso 68 miliardi per l'UBS. Adesso stanno discutendo da 3 settimane come fare per aiutare l'economia a salvare dei posti di lavoro e hanno messo a disposizione finora 850 miseri milioni, ma non è ancora chiaro come si potrà utilizzarli, perché tutto quello che è stato messo a disposizione per l'assicurazione sulla disoccupazione, cosa che magari potrà servire, ma servirà quando i posti di lavoro già non ci saranno più. E non serve per adesso per salvarli. Quindi c'è una mancanza di serietà e una mancanza di prospettive.
Le pressioni sono inaudite sui lavoratori e mettetevi nella condizione di chi viene chiamato dalla direzione, che ha tutti gli elementi per prendere delle decisioni, a far decidere i lavoratori se le vogliono o non vogliono le 3 ore in più. Provate ad esserli a votare e poi capirete che magari senza nessun elemento in mano, perché i sindacati sono stati lasciati fuori dalla porta, difficilmente magari anche i lavoratori possono votare diversamente. Con la presenza sindacale che ha degli elementi, che non è direttamente sotto pressione da parte dei direttori e dei padroni, magari anche queste votazioni sarebbero potute andare diversamente. Quello che noi diciamo, e dobbiamo dirlo fortissimo, è no ai salari in euro, no all'adattamento del cambio, no all'aumento dell'orario di lavoro, no alla demonizzazione dei lavoratori esteri, no all'impoverimento dei pensionati. Questo per dire semplicemente, con una slogan solo, no al lavoro gratuito. Cosa vogliamo per il nostro paese? Salari cinesi? Il Ticino già perde il 20% sui salari del resto della Svizzera. E molte di queste imprese che pagano questi salari tremendamente inferiori sono di proprietà di manager, di padroni, perché bisogna definirli col loro nome, esteri, in preponderanza italiani, che hanno messo la loro azienda qui per evadere il fisco italiano e pagano qui quei salari perché evidentemente lavorando senza dei contratti collettivi di lavoro possono arrivare a questo. Ma pensiamo anche a tutto il settore della logistica, che è stato così promosso dal nostro promovimento economico cantonale, un settore che occupa migliaia di metri quadrati di capannoni, dove le aziende italiane spostano la merce qui, la scaricano da un camion, la caricano su un altro, così invece di pagare il 20% di IVA ne pagano l'8%. A questi, a noi, questi posti di lavoro non servono. Ma diciamolo una volta, a noi queste aziende non servono. Non è logico, ma è qui ha ragione Bignasca quando dice che una popolazione di 320.000 abitanti con 200.000 posti di lavoro non è normale che ci siano 55.000 frontalieri. Ma perché ci sono? Andiamo a vedere perché ci sono e portiamo le misure laddove devono essere portate e non batterci contro altri lavoratori e altri colleghi che ci lavorano fianco a fianco pretendenti che lavorino per lo stesso lavoro con un salario inferiore. Il problema non sono i frontalieri, ma lo dicevo, sono quelli che li sfruttano, quelli che godono delle esenzioni fiscali, perché a tutto il discorso di prima bisogna aggiungere ancora questo. Ma queste e altre cose dobbiamo dire ai ticinesi e le dobbiamo dire col cuore, dobbiamo suscitare emozione e qui devo dire che stamattina sono particolarmente contento perché gli interventi dei candidati al Consiglio nazionale sono stati tutti degli interventi che hanno suscitato emozione. Compagni e compagni, andate avanti così, parlate col cuore alla gente e la gente vi seguirà. Dobbiamo riacquisire una credibilità quando diciamo le cose e se le diciamo col cuore siamo certamente più credibili che se le diciamo solo con la competenza della testa. È vero, ci vuole competenza, ma ci vuole anche partecipazione, ci vuole emozione in queste cose. E per finire, basta polemiche inutili in questo partito. Abbiamo una squadra che corre per il Consiglio nazionale e per il Consiglio degli Stati e bisogna mantenere 2 seggi al Consiglio nazionale, bisogna guadagnare 1 seggio al Consiglio degli Stati e con questa squadra noi dobbiamo correre e dobbiamo assolutamente correre tutti per la squadra e io sarò uno di quelli che corre per tutta la squadra.